Benvenute, benvenuti, spaccando il minuto, cominciamo senz'altro perché come voi anche io sono ansiosa di sentire questi attori meravigliosi, questa compagnia veramente straordinaria della Medea che sarà in scena fino al 21 aprile a Limone Fonderie. Chi è che ha potuto già vedere lo spettacolo ieri? Nessuno, quindi uno, anch'io c'ero allora ovviamente. E allora dobbiamo dobbiamo allora così vedere cosa dite voi, quello che volete raccontare anche rispetto alla trama, visto che è una Medea un po' inusuale, insomma, una Medea con delle scelte molto precise, molto particolari. Allora, è una compagnia davvero molto coesa, di grandissima qualità, quella dello spettacolo di Leonardo Lidi. Sono tutti attori molto creativi, quindi siamo fortunati perché possiamo chiedere anche se ci aiutano a entrare nei loro processi creativi, nel loro immaginario, in quello che serve a trasformare il personaggio di carta del copione in la figura tridimensionale che potete vedere in scena. Leonardo ci ha portato di nuovo dentro una delle sue meravigliose teche, la guardiamo da fuori, meravigliose teche apparentemente così asettiche, così geometriche, più brulicanti invece di vita, piena di furore, di violenza nel caso appunto di questa tragedia, che è centrata, ma adesso poi lascio dire a loro, su un tema che è molto caro a Leonardo, che è un regista che ha una poetica molto forte, ha un disegno ormai da diversi anni su una serie di punti caldi della sua ricerca, e uno di questi è sicuramente tutto il mondo dei sentimenti, dell'amore. Per questo è una Medea davvero di grande calore umano, pur nella sua crudeltà, potremmo dire, della sua rabbia così violenta. Una Medea molto fisica, molto che ci tocca molto. Orietta Notari è l'origine di questa tempesta che è la tragedia. E vorrei partire proprio da te, Orietta, poi ovviamente tutti quanti vi prendete il tempo, perché io ho concluso la mia, vi passo solo il microfono perché davvero sono molto curiosa di sentire, nel tuo caso possiamo partire appunto dai dialoghi con Leonardo e con la compagnia per metterti nella direzione con cui guardare Medea, ecco, che cosa ci puoi dire? Buonasera. Non è semplice parlare del processo creativo che ha portato, anzi è impossibile, che sta portando alla, perché abbiamo solo cominciato a lavorare su Medea col pubblico, quindi andremo avanti fino al 21 di aprile, nel senso che è un noi cerchiamo che sia un processo che continua, no? che si approfondisce. Per affrontare il personaggio di Medea, Leonardo ha proposto di partire da quello di svincolarla dal pregiudizio o della donna crudele che ha ucciso i figli, ma di capire come mai è successa questa cosa così terribile, no? E quindi partire dalla sua disperazione d'amore e capire da questa disperazione come si fa ad arrivare a un atto così terribile. E infatti vediamo Medea come una donna fragile, non abbiamo iniziato da lì, una donna fragile, una donna colpita al cuore dal tradimento di Giasone, del proprio sposo, e colpita anche dalla società che la circonda, cioè viene bandita dal paese, viene mandata in esilio con i suoi due bimbi piccoli, e quindi una donna iscritta nella società del tempo, quindi che non ha una libertà, è sopportata
sottomessa al marito, sottoposta al marito. Quindi cosa una donna abbandonata, tradita, che non ha possibilità se non quella di andare in esilio con i propri figli, cosa succede a questa persona? E quindi siamo partiti un po' da lì. E non è semplice, però è un'avventura molto bella, perché incontrare la tragedia, questa tragedia poi per noi donne, secondo me è un archetipo molto importante, Medea. È una gioia da un certo punto di vista, è un privilegio, e nello stesso tempo è una grossa responsabilità, perché Euripide ha scritto questa stranissima tragedia, che poi non so, tu potrai parlarne anche meglio, no? Ma ha scritto questa tragedia tutta incentrata su questa figura femminile, quindi sulle donne, e con un amore, con una maestria, con una delicatezza tutto sommato, che stupisce in un uomo che ha scritto questa opera 400 anni prima di Cristo. E quindi abbiamo cominciato a partire dalla sua fragilità. Ecco, poi il viaggio è lungo, insomma. Ecco, sì, direi. Una fragilità che è condivisa subito, passo la parola a Valentina, che così è di fianco a te, appunto dalla nutrice, che poi anche vabbè, non si sente niente. Scusate, devo sporgermi. No, penso questo, adesso parlo anche perché voglio subito sentire Valentina. Come è giusto. E, dicevo appunto che la figura della nutrice, che tu hai proprio l'attacco all'inizio dello spettacolo, che è molto bella, il lavoro sulla traduzione è stato veramente molto molto bello. La nutrice è tante cose, allora che cosa ci puoi dire rispetto alla figura, alla tua figura? L'altro giorno parlavo con Orietta e dicevamo appunto, ma Euripide veramente parla della donna in tanti aspetti, e ci dicevamo, ma Euripide non era omosessuale? E a parte il fatto che per esperienza personale ho trovato tanti registi omosessuali innamorati delle donne, delle attrici donne, e quindi di conseguenza anche dei personaggi femminili. Ma poi a un certo punto ci siamo dette, ma chissà la madre di Euripide che cosa ha rappresentato per lui, ma chissà sua sorella, se aveva una sorella, no? E perché appunto ognuna di noi due, beh, io in special modo sembro un'amica, sembro una sorella, e sembro poco la nutrice e molto a un certo punto, da un certo punto in poi, la figlia. Una figlia che si può immaginare che sia cresciuta ascoltando i litigi, e, o meglio, cercando con il fratello di evitare di sentirli, però come si fa? E, una figlia che, se non fosse stata uccisa piccola, fosse cresciuta, avrebbe potuto dire, no, a un certo punto, come dice il mio personaggio, che in quel momento è Coro, avrebbe potuto dire, Zeus, senti, io credo di non volere figli, io credo di non peccare a non sentirmi costretta a diventare madre, e forse addirittura non so neanche se mi voglio innamorare.
non c'è stato un momento in cui il regista ha detto forse è meglio che tu faccia la figlia e non la nutrice, no, c'è stato, mi ha confidato che c'è stato un momento di scrittura in cui aveva immaginato che potesse essere una bambina, per esempio, no? ad aprire lo spettacolo, perché quando un personaggio della tragedia greca apre, di solito è il personaggio che ti dà un po' la visione globale, no? Spesso di quello che è già successo. E dice, come possiamo, senza imboccare il pubblico emotivamente, raccontare tutto quello che poi buona parte del pubblico sa già, con lo sguardo di una bambina. E di lì poi, vedendoci in scena insieme e vedendoci me e Alfonso sempre, diciamo, presenti a tutto quello che Medea pensa, decide, poteva essere plausibile e in alcuni momenti commovente e credo abbastanza universale. La signora chiede la traduzione, sì, vero? Sì. Umberto Albini. Umberto. Sì, sì, sì. Sì, sì. Adesso spero di non avervi confuso le parole, quasi sempre, anche quando ci sono questi doppi significati, no, di personaggio, sono le parole di Euripide, nella traduzione di Albini, che il dramaturg e Leonardo non hanno modificato nel senso di attualizzato, ecco. Spesso nel mio caso mi sono sentita dire, allora queste sono le parole del coro, Valentina, quindi non sentiti una donna che parla per tante donne. Spero di aver risposto. E direi, se passi il microfono a Nicola, che è Claudia, come dire, il polo della redazione. Già questo. Mm-hmm. Tu fai un percorso complesso come quello di tutti quanti, ma il tuo è un percorso proprio come di quasi di smontaggio della figura del personaggio, no? Che esce in un certo modo all'inizio, alla fine è tutt'altro. Anche nel tuo caso, Nicola, ci accompagni un po' dentro la figura di Giasone, che tipo di immaginario metti in moto, che deposito mentale hai attivato nel suo caso, che cosa? Sì, intanto buongiorno a tutti. Dunque, allora io devo confessare che tra corpo e mente, per quello che mi riguarda, io ho un 2% di mente e un 98% di corpo. Quindi tutto quello che mi succede e che cominciano a infilarsi dentro di me a partire dalle parole, ho una grande facilità a memorizzare, poi a sentire, a percepire gli equilibri emotivi, poi alcuni dei miei compagni, in particolare Orietta, la conosco benissimo, abbiamo lavorato diverse volte, per cui percepisco, sento le indicazioni del regista, l'andamento, i corpi che si muovono e poi piano piano, naturalmente dopo anche tanti anni di allenamento, perché insomma io, nonostante sembri un ventottenne, trentenne, sono sull'orlo del precipizio, anzi forse questo è l'ultimo giorno che sono qua. Poi si mettono in moto delle cose, cioè il riferimento, è chiaro che poi anche il cervello, una piccola parte di cervello in qualche modo influisce, che non voglio proprio sminuirlo, capisce qualche cosa, il senso delle parole, c'è un vocabolario ancora, qualche ricordo degli studi, però ecco, capito, è un po' come entrare dentro e cominciare a buttare qua e là della roba. Quindi
è difficile tradurlo in un metodo, se non quello di infilare due dita nella presa della corrente e pigliare la scossa, ecco. Quello è l'azione che io so che mi serve, è infilare le dita nella presa della scossa. Dopodiché ci penserà la corrente elettrica a fare, cioè, scherzo, ma è esattamente così, perché e poi negli anni ho sempre maggiormente dato sempre meno credito, sempre meno al mio cervello, e quindi adesso definitivamente dico che è una cosa di questo tipo. Fatta questa premessa, il lavoro con Leonardo, che mi è la prima volta che ci lavoro, mentre anche Valentina, no? Sì. Anche tu, Lorenzo? No, già lavorato. Ci avevi già lavorato, però Orietta ci aveva lavorato, lui ha lavorato. E io, per me era appunto la prima volta che ci lavoravo, e non sapevo cosa aspettarmi. Avevo visto qualcosa, poco in realtà ho visto solamente il Misantropo. E la cosa che mi piaceva era il modo in cui avevo lavorato con gli attori. E per cui è nata questa occasione e ha fatto fare ovviamente un percorso a partire da questo, da quello che diceva Orietta, cioè sulla fragilità, sul perché una donna fragile, addolorata, abbandonata, mai senza patria, senza possibilità di tornare, può arrivare a commettere quello che ha commesso, a partire da un Giasone in uno stato simile. Anche Giasone entra, con l'ingresso di Giasone entra un personaggio fragile, e entra il personaggio di Nicola Pannelli quando all'età di 44 anni ha avuto una sbandata e ha trovato la moglie nel dolore, ha trovato, io, come dire, facendo questo lavoro io rivivo un determinato momento, ma in una condizione di fragilità. Appunto, Giasone si sposa con questa ragazza giovane per ragioni economiche e politiche, e quindi e lui invece parla di innamoramento, cioè ha avvicinato questo, l'ha tolto apparentemente da una zona metaforica e lo ha portato strettamente a questo. Ci ha obbligati ad un grande lavoro di verità, di grande concentrazione. Sono degli spettacoli, ve lo dico francamente, ma dato voi non lo potreste capire forse, perché apparentemente non sembra. Sono degli spettacoli che in qualche modo un po' si finge, si recita, appunto, fa parte, no, della cosa. In questo spettacolo non si recita, non si finge, cioè bisogna mettersi a disposizione perché senza questo, quelle parole, con quella verità, Non accade. Improvvisamente una recitazione diventa come respingente. Questa perlomeno è la ricerca, che tra l'altro non è finita con l'ultimo giorno delle prove. Ieri sera, stasera, domani sera, fino al 21, questo braciere, questo cuore pulsante va alimentato continuamente, cioè non si può fingere. Una sera non ne ho voglia, devo trovarla da qua, disperatamente devo trovarla da qualche parte, perché diventa allora un rapporto veramente, scena da un matrimonio con finale terribile, e deve accadere lì, se non è scioccante. Di che cosa rimane? Carta, proprio carta straccia. Beh, insomma, per il momento direi che ho già detto. Grazie. Ci hai fatto capire
ci hai fatto capire molto anche della complessità del percorso che tutte le sere dovete rincamminarvi di nuovo su quei sentieri e andando a fare la curva, poi veniamo anche da Lorenzo, Alfonso, quando c'è Alfonso in scena, io sono contenta quando vedo tutti ovviamente, ma lui so che di solito con lui c'è musica, è un attore che ha un rapporto particolare con la musica e già nel Misantropo avevo amato moltissimo il tuo personaggio che hai sempre avvinghiato alla chitarra per lungo tempo, anche qui torna la musica dal vivo che ha tante funzioni naturalmente. Allora volevo da un lato chiederti come entri, come appunto attraverso il gesto del suonare, e poi anche però c'è tutto l'aspetto del racconto, perché tu sei il pedagogo, quindi sei semplicemente, diciamo, semplicemente che è già molto, ma un elemento appunto che ci accompagna attraverso le note. Ci sono questi due poli che tu tieni insieme e volevo chiederti questo. Buonasera a tutti. Allora mi allaccio a quello che ha detto Nicola sulla sincerità del lavoro richiesta dal regista Leonardo, che è severissimo da questo punto di vista, nel senso non appena vede, ed è molto bravo a vedere, appena vede che noi proviamo a nascondere qualche cosa che proviamo dietro una tecnica, dietro un artificio, non ferma la prova, però ce lo dice. E quindi noi siamo proprio costretti ad impegnarci ad avere l'asticella che ci dà molto alta. E questa cosa qua per me è molto legata alla musica personalmente, perché è sempre stato un mezzo che io ho usato nella vita per affrontare magari dei problemi familiari che sono avvenuti personalmente, e quindi mai avrei immaginato che potesse far parte del mio mestiere. Leonardo è stato il primo che mi ha chiesto di usare questa cosa qua in scena e dandomi una fiducia che io ero il primo che non davo a me, nel senso io non sono un musicista, sono un attore che si diverte a suonare, si diverte a cercare di capire che cosa significa la musica. Il lavoro che abbiamo fatto insieme anche a Giacomo è stato di grande libertà su quelle che erano le proposte che arrivavano durante le prove. Mi piacerebbe far dire a Valentina una frase che dice a un certo punto nello spettacolo: stupida che siamo, perché per me racchiude molto bene quello che è il ruolo musicale che ha chiesto Leonardo in questo spettacolo. Poi per favore non me la ricordo. No, dai. Che siamo. Che stupido. Ci siamo inventati. Ci siamo inventati. Canti, balli, giochi che ci rallegrano l'esistenza, ma nessuno è riuscito a trovare il modo di alleviare il dolore della gente con la musica e con le melodie. Grazie. Lo tocca a me. Questa cosa è anche storicamente si allaccia allo spettacolo del Misantropo che abbiamo fatto, in cui insomma io e Orietta eravamo dentro, e ad esempio naturalmente mi è venuta naturale cercare e rilavorare una melodia che avevo usato già nel Misantropo, proprio quella melodia che usavo, che veniva suonata durante insomma la dichiarazione di amore che Filinte faceva a Eliante. Quindi nel senso è diventato un viaggio molto molto personale,
e questa cosa qua non avrei mai voluto che fosse personale, perché sarebbe meglio universale. Però, dato che stiamo parlando di famiglia, stiamo parlando di persone che cercano una verità in una carta che sarebbe straccia, però ancora la vogliamo mettere in scena e pensiamo che abbia un significato, allora a questo punto cerchiamo, cioè tutti i giorni io vedo noi che cerchiamo di fare il possibile perché questa cosa abbia ancora senso. Posso aggiungere una cosa brevemente? Poi naturalmente quello che diventa importante è che col passare dei secoli, ma anche col passare dei decenni, anche la storia del teatro cambia linguaggi. Fino a poco tempo fa, ma credo anche fino all'altro ieri, chi ha messo in scena Medea metteva in scena una sorta di carro armato, no? Che butta giù muri a furia di colpi distruttivi, quindi voci tonanti, semidei che attraversano la scena aiutati dalla scenografia e dalle luci. Ma a parte questo, che davvero è un po' come se fosse una sorta di retaggio molto 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 antico, c'è una storia delle messe in scena di Medea. Non c'è soltanto il contenuto che è ancora terribilmente contemporaneo, e non solo, ci sono degli aspetti, delle cose, delle parole che si sentono in Medea che ancora prefigurano un progresso da fare. Ancora siamo dietro rispetto alle richieste che in Medea vengono palesate, espresse. Ma c'è una storia della messa in scena di Medea. E in questo io, e chiudo, scusa anche Lorenzo che ti ho rubato un attimo la parola, in questo credo che questo spettacolo sia in ascolto con quello che la storia del teatro ora ha bisogno. Come dire, ve lo dico banalmente, proprio da banalmente, perché la fonte è molto elementare, cioè io. Supponiamo che questo sia il momento del cubismo a teatro. Perché il cubismo solo il cubismo ora arriva a comprendere più in fondo la realtà di una storia. Come dire, un esempio impressionista ormai non ci parla più. Se questo fosse il momento del cubismo, ecco, questo è uno spettacolo che cubista, ma è solo in quel senso lì, è nel corso della storia del teatro, è sul momento, è nell'oggi, ecco. Lorenzo, allora tu sei l'unica figura fuori dalla teca. Anzi, all'inizio non ti individuiamo neanche tanto bene dove sei, perché parla nell'oscurità della platea da un punto imprecisato, poi finalmente insomma esce dall'oscurità. È un personaggio che mi ha molto commosso, Egeo, perché ha tanti dispiaceri, ma soprattutto come in qualche modo cerca il contatto con Medea. Questa corsa che fate sulla teca delle mani è veramente bellissima. Non so, la raccontate voi, così almeno dite giusto senza svelare troppo. Innanzitutto buonasera, e poi rispondo come gli attori, che certamente la vicenda di Medea gira intorno alla figura di Egeo, quindi Egeo è il protagonista della storia.
No, non è vero, in realtà è l'unico personaggio, l'unica persona che sta fuori, quindi è testimone della storia, ma anche io lo sono rispetto ai miei colleghi, sono testimone di quello che fanno per una buona 40 minuti, sono guardo e sento come vibra la cosa e quindi non faccio altro che intonarmi quando arrivo io con l'atmosfera che hanno creato loro, ovviamente. Quindi in questo senso sì, quello che succede è vero, ci siamo dati la suggestione di un carcere, no? di un colloquio sì, in carcere, quindi vabbè, insomma, non raccontiamo oltre, però insomma diciamo che ci siamo suggestionati così. E Geo praticamente è appena arrivato dopo aver ricevuto un responso dall'oracolo, perché lui desidera avere figli, quindi questa è la connessione sulla paternità, i figli, cioè testimone di uno che desidera avere figli, testimone di una storia dove i figli vengono uccisi, quindi è molto, trovo questo cortocircuito molto, molto bello, insomma. E comunque in qualche modo il mio compito in realtà proprio di ogni giorno è quello di creare un responso diverso per Orietta, cioè per punti le faccio vedere quello che ha scritto, come se l'oracolo, mi sono immaginato che l'oracolo stampasse dei bigliettini, cioè stampasse una, diciamo, il responso come nei baci per cucina, no? Il messaggino e quindi i biscotti della felicità, e quindi quello è il responso dell'oracolo, ogni sera è diverso. Ma c'è proprio una scrittura? Sì, sì. Certo, però questo è un gioco nostro, insomma, ecco, giusto per rendere la cosa un pochino più così. Approfitto che nomini questa cosa dei giochi, il gioco è presentissimo in questo spettacolo, perché ci sono i bambini, ma c'è anche il gioco con le parole che fa Nicola verso la fine, c'è questi inseguimenti che fate. I dadi, la scopa, la briscola. No, sì, è vero, però c'è molto gioco, ma anche nella relazione, penso che di attori, insomma, che incarnano quel personaggio lì, insomma, in realtà è tutto abbastanza, cioè il gioco è un bel trampolino, no? Penso. Giusto? Sì, giusto. Cioè, ci sono dei momenti in cui Medea parla ai figli dei suoi progetti ed è come se fossero, come se gli spiegasse dei giochi, delle cose per farli divertire o per affascinarli, per farli divertire un po'. Ma sono però tutte suggestioni, cose appunto che servono per approfondire, arricchire i rapporti tra i personaggi. E quindi sì. Poi altri giochi. Vabbè, c'è il ballo fatto insieme, certo. Il nascondino che fa Giasone, no? Sì. Cioè, Giasone gioca a nascondino da solo. Ah sì, certo. Il gioco alla fine, il gioco di Giasone, il ballo di famiglia, sì. Quando sono tutti insieme, una specie di alligalli, no? Ma non svegliamo troppo, ma... L'abbiamo raccontato tutto. E basta. Cioè, non venite. E poi alla fine c'è sì una parte in cui Giasone gioca da solo, sì, ma anche lì non si può svelare troppo. Lasciamo a Giasone se vuole dirci qualcosa. Quello che vuole dire Giasone. Incontro aperto, come sapete, quindi chi vuole intervenire alzate le mani, chiedete, anche se non avete visto lo spettacolo non importa, nel senso che le curiosità che potete avere rispetto al loro lavoro, alla compagnia. Scusate, si sente adesso? E solo quando è molto vicino. Ok, allora starò vicinissimo.
Dunque, vorrei tornare un momento alla relazione tra Alfonso e Valentina, cioè i loro due personaggi, perché sono come dire, pluristratificati, nel senso che hanno delle molte funzioni a seconda del punto dello spettacolo. Anche qui aiuto, vado un po', scusate, sulla dico e non dico, perché ci sono appunto delle ricorrenze nel teatro di Leonardo Lidi, anche immagini a cui io sono molto affezionata, gli uomini neri, per esempio le figure nere, che anche qui sono stata toccata dal fatto che siano tornati, perché sono delle figure per me molto evocative, le ho sempre molto amate queste presenze, come potremmo dire, sono come delle figure... Le ombre. Le ombre. Dei camaldi. Dei camaldi. Dei camaldi. Camaldi. In gergo tecnico. Si chiama Camauro, sì. In gergo tecnico. Quella cosa lì si chiama Camauro. Ah, ok. Per noi un altro, il settimo personaggio. No? Sì. In gergo tecnico, teatrese, ecco, questo cappuccio nero di cui parli, Camauri. Si chiama Camauro, sì. In realtà io credo, non voglio sbagliarmi, però per esempio quando vi capita di vedere i tecnici vestiti di nero che devono fare per forza dei movimenti per cambiare la scena, no? Li vedete entrare col Camauro in maniera appunto da non renderli riconoscibili, visibili. Credo che questo aspetto molto simbolico ricorra negli spettacoli di Leonardo, quando appunto c'è qualche cosa che non si vuole vedere, si fa fatica a vedere, cioè più che come dire, sì, più che un gesto estetico, va bene, sì, può essere anche una cosa stilistica, ecco, visto che ricorre, però io credo che se viene usato nella morte è perché credo che Medea non voglia far vedere ai bambini, ma credo che non voglia vedere neanche lei lo strazio nel viso dei bambini, no? Sì, insomma, la morte poi non, di solito no, nella tragedia greca non si vede, quindi in questo senso sì, rimane una cosa più simbolica che stilistica e che comunque è sempre strettamente legata alla tragedia. Non credo che Leonardo applichi un'attualizzazione forzata, nel senso non cambia il significato archetipico delle azioni. Poi diventano universali perché la tragedia lo è. Si sente? Sì. Sì. Ma in verità non so cosa rispondere. No, pensavo facessi una domanda. Ma... Che ne sono? Le sei uguali. Hai chiesto del rapporto tra insomma queste due figure di nutrice e pedagogo. Sono delle figure che sono forse quelle che in una famiglia come poteva essere quella, ma anche di qualche anno fa, erano delle figure legate molto ai bambini, storicamente, anzi l'istruzione e la crescita proprio dei bambini era affidata ad altre persone che facevano da tramite tra i genitori e i figli, e penso che non da questo pensiero, questo è quello che ho pensato io, però tra insomma queste due figure presenti nell'opera originale di Euripide, da questa cosa qua appunto Leonardo, senza dare
una definizione o dei limiti o delle, dei sentieri prestabiliti, ci ha chiesto di surfare, non so come, di navigare tra più significati, appunto di coro, nutrice e figlia, di musica, pedagogo e figlio, e questa cosa qua ci è stata veramente lasciata abbastanza libera, anche proprio come gioco tra di noi, le posizioni non sono mai definite, a parte alcune che devono essere magari un po' visibili al pubblico, però il lavoro di Leonardo ci chiede anche di essere, cioè di tutte le volte di tenere, di non fissare mai niente, sì, è difficile, mi sta venendo una parola brutta da dire. Sì, cioè è un po'. Scusate, però cioè, lo dico con tantissima stima per un lavoro che non ti fa sedere mai, mai. Si sente sempre, come dire, dovete essere sempre reattivi all'accadere delle cose, cioè le posizioni, quindi c'è una griglia di massima e poi si sta in apertura. Sì. Difficile. Scusami, ho sentito un attimo, magari veramente sono io che sono un cretino, sì, è molto probabile, l'allarme, parlando così, è un allarme astrazione, no? Che ci sia del tanto astratto, siccome in Italia non solo si è conosciuto per anni del teatro di regia molto molto astratto, che smetteva di parlare con le persone, ma parlava più che altro alla testa, ad alcune teste di intellettuali o di critici che amavano le cose strane, ecco, quando lui parla, ecco, lavorare su più significati, più temi. Pedagogo, musicista, figlio. Come dice? E come fai? Come fai? O di nutrice, coro, figlia. Come fai? O sei l'uno, o sei l'altro ancora. E allora quando ci penso all'astrazione, vabbè, ma basta che tutto sia evanescente, due palle, no? Cioè, vai a teatro e ti sfinisce. No, questo no? In un teatro, come dicevo facendo l'esempio del cubismo, dove sei legato ad una forma che ti corrisponde di più, quindi non hai più bisogno del naturalismo, non hai più bisogno, l'hai lasciato andare, perché il naturalismo in teatro parla meno che una forma apparentemente astratta. E in questa forma astratta, se vincesse l'astrazione, non si capisce una minchia, due palle, soldi, a teatro non mi ci vedete più. Se invece in questo, io faccio questo gesto, non so cosa voglio dire, se cambia la prospettiva artistica e lavori con gli attori alla verità, tu vedi il musicista, il pedagogo e il figlio, ma umanamente, non è che senza cambi d'abito, semplicemente perché è un passaggio interno, interiore agli attori, ma tu vedi un essere umano che si relaziona umanamente con gli altri, quindi gli credi e quindi ti immedesimi, ecco, no? E mio papà mi vuole bene. No, grazie. Orietta, volevo tornare un momento a sentire te. Dunque, Orietta, io l'ho vista fare personaggi diversissimi, mi affascina tantissimo il suo percorso da qualche anno qua, anche quello prima, ma ha fatto Sorin, ha fatto personaggi maschili, femminili, di tutte le età, di tutte le condizioni, e
Come idea è una scelta abbastanza sorprendente, perché tu che sei un'attrice che lei lavora su una misura molto bella, secondo me molto precisa, ma più diciamo milita nella dimensione della commozione, della dolcezza, qui hai fatto un lavoro eccezionale secondo me, in cui da vera attrice tiri fuori anche tutta la parte più aggressiva. Mi ha affascinato tantissimo perché è appunto un materiale piuttosto complesso, anche perché il personaggio è una figura che ci pone delle domande terribili, nel senso che questo... Allora, volevo chiederti proprio il rapporto con anche l'arco biografico di Medea, come... Allora, è complesso, non semplice, ho avuto delle difficoltà, però per imboccare una strada che ovviamente seguita e suggerita da Leonardo, che arriva alla profondità dei sentimenti di questa figura così profondamente umana, profondamente ferita, e quindi dove cercarla, no? E quello è un po'... se non nelle nostre più profonde fragilità, poi si entra in un... esplorando si entra in un ambiente dove le parole non contengono più quello che succede, e quindi è difficile parlarne, però la cosa che mi affascina sempre proprio perché entra in una specie di nel dolore, no? È la testimone di tanti dolori, a un certo punto diventa testimone di tanti dolori, non solo femminili, ma soprattutto sulla disperazione d'amore, e lì si brancola un po', come dire, cercando la verità si brancola un po' nel buio, veramente, sperando di essere testimone del dolore della nostra natura umana, cioè di noi tutti, sperando di, attraverso il particolare, di riuscire così a raccontare quanto tutti quanti noi soffriamo. E quindi a un certo punto, sì, certo non è mai stato contento Leonardo, ha fatto molto bene, perché avvicinare un personaggio così, come tutti i personaggi della tragedia, nell'avvicinarlo uno non lo fa apposta, ma si tira un po' indietro, oppure va sulla strada che conosce, oppure gli sembra... e invece è più in fondo che bisogna andare. E questo è, cosa significa? Lo vedremo. È ancora tutto da vedere. E veramente a un certo punto le parole non contengono più, anzi forse non bisogna più parlare, perché ma fa parte del processo creativo dell'attore, comunque non, ecco, per cui non, fino a un certo punto arrivo e poi vediamo che cosa succede, ma quello che posso dire è che questo personaggio è commovente, racconta fin lì le parole arrivano, e racconta lo strazio della nostra profonda umanità ferita. Ci succede tanto, e quindi lei racconta, ha il coraggio di dirlo, ha il coraggio di dire queste cose, di dirle a tutti, a tutte, e quindi ma questo non è disperante, un po' magari, ma non so, è un percorso, e quindi vediamo. Domande? Qualcuno desidera? Abbiamo ancora 5 minuti.
Buonasera. Buonasera. Io vorrei chiedere, per interpretare un personaggio appunto come Medea, che racchiude in sé tante sfaccettature, quindi la disperazione, poi ci può essere anche il pentimento, cioè certo. Nei confronti dei propri figli. Certo, certo, certo. E non c'è nessuna certezza. Sì. Tutto succede, sì. Sul momento, per lei, per proprio, sì. Per come ce lo scrive anche, ce lo descrive anche Euripide. Sì, sì. E per un personaggio, ecco, da un punto di vista psicologico così complesso e anche interiormente, lei, in base alla sua esperienza di attrice, come è riuscita, ecco, a interpretare questa fragilità, ecco, questa disperazione? Riuscendo a tenere sotto controllo il proprio personaggio senza lasciarsi andare emotivamente in scena, ecco, nel senso riuscendo a gestire, a tenere sotto controllo il personaggio senza lasciarsi andare come attrice, ecco, a livello sì, umano, sì, 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 sì. Pur vivendo il personaggio. Ecco, sì, sì. È una domanda complicata, nel senso chiede come e forse non saprei rispondere veramente, perché facendo questo lavoro leggerissimamente, leggerissimo, sempre leggero, un pochino di controllo si ha, si impara ad averlo, si fanno tanti tentativi, si sbaglia, si va oltre, si fa casino, ci si fa del male, ma amiamo così tanto questo lavoro che va bene anche quello, no? Anzi, ben venga. Ma forse un pochino di visione esterna leggera, cioè forse quello, forse, che magari invece bisognerebbe non avere neanche quello. Se sia così, cioè sarebbero delle improvvisazioni fuori tema, se uno si lasciasse andare a un flusso emotivo, no? Perché diventa quello e ci si sbalestra. Invece sì, attori e contemporaneamente anche narratori. I narratori, certo. Altrimenti bisogna cambiare figli ogni notte, cioè. No, ma mi spiego meglio. Sì, sì, magari, sì. Magari con, cioè, il climax, no, il punto magari più l'apice, quindi più forte, ecco, a livello emotivo, mi chiedevo se si sta vivendo quel sì, momento. Assolutamente, sì, intenso, sì, sì, quello sì. Di grande quello tensione, ecco. Quello sì. Come si riuscisse poi, certo, l'esperienza. No, ma poi giustamente diceva Nicola, comunque noi facciamo questo lavoro e siamo attori e narratori, per cui c'è sempre quella parte che non si dimentica che siamo in relazione col terzo compagno di lavoro, che è il pubblico, che poi noi raccontiamo una storia e la raccontiamo per fortuna e meravigliosamente a noi dall'altra parte. Il teatro è meraviglioso in questo, senza il pubblico non potremo fare nulla, lì c'è la comunicazione, ecco, quindi assoluta, ti speriamo, tanto. e quindi sì, forse è una questione, sì, sì. Grazie. Prego. Sì, una sorta di gioco di prestigio tra vari elementi, tra cui quello, no, sì, emotivo, intellettuale, narrativo, drammatico, per cui poi, come dire, impari a lavorare come ora e qui, a essere sì, qui, presente, con quella emozione in relazione ai tuoi partner, a quello che succede qui e ora, ma contemporaneamente, cosa che non ti distrae, è un modo per imparare in maniera
a fare più cose contemporaneamente, che mi è stato sì. detto è una cosa che le donne sanno fare normalmente, sì, sì. mentre gli uomini, e io sono un esempio, io gli uomini... sarò l'unica, però io no. No, però tutto questo non significa che c'è un controllo, cioè c'è il controllo, però tutto, noi stiamo cercando di fare una cosa che sia vera. Ecco. Se posso rispondere anche io, avendo il pubblico, avendo, lo faremo solo per noi, lo faremo solo in prova, se fosse una ricerca dei sentimenti, delle cose, mentre il desiderio è una condivisione di questa cosa qua. E la condivisione avviene sia con il pubblico sia con i propri partner e anche quelli che stanno dietro le quinte. E ad esempio vi assicuro che quando mamma e papà litigano e si dicono le peggio cose, se di base non c'è quella sincerità che viene richiesta, ma anche da loro stessi personalmente, il climax non si raggiunge, cioè allora a quel punto inizi a usare la tecnica per raggiungere quella cosa. No, io volevo dire senza lasciarsi travolgere dal sì. vissuto sì, sì. personale, magari. Non so, qualcosa che si è vissuto sì. personale. Sì, 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 sì. Ma abbiamo risposto? Sì, chiaro. No, perché... No, nel senso... Siamo dice... No, un sacco di volte io ho visto interrompere delle prove generosissime, emotivamente non travolgenti, travolgente per l'attrice e per l'attore, ma non travolgente per chi sta a guardare, che è dire, questo... In realtà grazie per la generosità, ma non ci serve, uno perché non capiamo quello che stai dicendo e quindi non, smetti di essere narrativa, no? E due perché non è questo, una cosa anche di cui si può dire, potrei anche non dirla, però la dico, è anche importante che io lavori per che capisca di che cosa bisogno orienta. No? Più che pensare a che cosa devo fare io, e no? Sì, sì. E viceversa. Viceversa. E viceversa, perché ognuno aiuta il racconto dell'altro, insieme si racconta e siamo tutti buoni. Posso? Sì. Buonasera. Premesso che io non ho ancora visto lo spettacolo, quindi forse la domanda che farò poi sarà risolta per lo spettacolo. È scomparso Creonte. Sì, è scomparso Creonte. Sì, sì. C'è la figlia però, che qui non è presente stasera, però lei c'è. C'è Glauce, la figlia di Creonte. Sì, sì, sì. Sì, sì. Invece Creonte non... No, non come mai questa scelta? Vediamo il numero di Leonardo lì. Sì, cioè questa riguarda molto una scelta registica... Che credo che nessuno sia in grado di saperlo. Beh, ci abbiamo l'assistente che potrebbe rispondere. Se passa a lei. Cioè, non lo so esattamente, perché Leonardo comunque è criptico, nel senso che non è che svela tutto, si intuisce qualcosa. Quindi quello che posso dire che io ho intuito in questa scelta è che volesse mettere in risalto un po' una condizione che ci riguarda, no? E quindi la perdita dell'amore e della famiglia quando subentra appunto un'altra donna, un altro amore, in questo caso è una giovane ragazza, no? Quindi proprio un cliché, se vogliamo. Questo che cosa comporta? Questo comporta un grande dolore per quindi parlare a tu per tu, insomma, anche con la donna che in qualche modo sta rubando, tra virgolette, l'uomo a Medea, e pone anche, insomma, un rapporto interessante, no? Con il femminile, rapporto che è già nel testo di Euripide, no? Quindi sulla condizione delle donne, e è il fatto che Glauce sia lì in carne ed ossa, come dire, poi ci porta anche
a capire come il destino tragico non riguarda solo Medea, ma riguarda anche Glauce, e poi riguarderà anche Giasone. Quindi in questa scelta in qualche modo si mette a nudo l'umanità, come dire, più banale che ci riguarda e che tra l'altro spesso ci muove. E quindi Leonardo, con questa scelta, insomma, oculata, ha tolto il re di cui si parla, ma non è mai presente, e quindi comunque in quanto uomo non ha comunque un ruolo di potere in questo racconto, e quindi qui c'è anche una visione sui ruoli, no? che Euripide comunque pone come spunto. Io ho visto lo spettacolo ieri sera, comunque bellissimo, mi è piaciuto molto, e la cosa che mi sono chiesta è stata un po' come è stato entrare in questa teca a un certo punto delle prove e quindi cosa è cambiato nella vostra relazione fra di voi, anche con Lorenzo, e quindi di Lorenzo con voi, e poi soprattutto ieri sera incontrare il pubblico attraverso questo spazio circoscritto e anche diviso, separato, cosa percepivate dal pubblico, del pubblico, quindi insomma questo, la relazione con il pubblico fra di voi in relazione allo spazio. Beh, allora, cos'è cambiato? Vabbè, certo che nel momento in cui si è presentato il vetro, dalle prove è stato montato, no? È cambiato tanto, perché parlo per quello che mi riguarda, si è creata veramente una barriera fisica, no? Che prima era un contatto, ci immaginavamo un contatto come se ci fosse, ma quello nel momento in cui c'era davvero, è ovvio che non ti tocchi più, insomma ti tocchi attraverso un vetro, e quindi questa cosa qua penso che abbia dato, cioè nel vedere era molto bello vedere loro dentro, perché sono, insomma, sì, in qualche modo c'ha quel gusto un po' dell'osservatore, del naturalista che guarda gli animaletti, no? Quindi questa cosa qua è bello, secondo me, nel momento in cui si è presentato. Sì, forse si è amplificata la percezione degli spettatori. Sono ancora... sì, si è amplificata. Non sono più distanti, almeno io se... Sembrano ancora più vicini, proprio perché per raggiungervi bisogna c'è un vetro, e poi è vero che ci si sente osservati ancora di più, però il luogo è più ostile che nelle prove, ecco. Ostile, ma deve essere così, è un luogo. Il pubblico che è molto vicino di solito è molto forte da sentire quando non c'è una teca, e molto forte da sentire sia per gli attori che per il pubblico stesso, ma ieri mi sembrava di essere veramente sotto una teca di un esperimento di scienziati, nel senso che il pubblico si sente molto difeso, sa benissimo che noi fino a loro, anche se sono molto vicini, non possiamo arrivare, e quindi guardano con tanto voyeurismo questa cosa, cioè sembra veramente una teca, un retilario, una finestra di una veranda a cui tu ti puoi avvicinare, e tanto i mostri che sono dentro non ti possono toccare. Bene, c'è un'altra domanda laggiù. Buonasera. Buonasera. Devo fare una domanda, così di curiosità. Mi ha colpito, mi ha colpito fortemente l'utilizzo del camargo da parte del regista. La mia domanda è sul caso del fatto che
nell'utilizzare il cavallo, proprio il cavallo, come ci spiega il tuo Orietta, si rimanda a non mostrare quindi l'infanticidio, no? Tendere a non mostrare, a vedere a Medea ciò che sta avvenendo, perché è un atto crudele, atroce. Il mio pensiero è di rimando, ma si ha una dimensione non prettamente soltanto individuale della morte di Medea, cioè della morte dei figli di Medea, ha una dimensione prettamente collettiva, nel senso che grazie alla teca c'è la creazione di una duplice realtà, di ciò che sta avvenendo all'interno e di ciò che sta avvenendo all'esterno, che noi spettatori stiamo osservando. Noi stiamo osservando una morte di due figli, quindi un infanticidio. Ma la cosa che mi ha colpito è se questa morte ha un rimando collettivo, politico e individuale della società di oggi, nel senso che di non rimanere omertosi di fronte al progetto della vita, di fronte alle morti che avvengono tutti i giorni. Se a voi ha colpito da questo punto di vista umano, politico, sociale, non so se anche a questo intento di Lidi, la mia domanda è questa. Grazie. Beh, l'intento di Lidi, come diceva la nostra grandissima assistente alla regia, che è Alba Porto, che è sempre criptico, quindi non sappiamo. Credo che questi due Camauri siano talmente tanto evocativi che credo che sia affidato a ciascuno, cioè è lo spettatore che fa delle scelte riguardo a che cosa sono queste cose, credo, che cosa suscita questa immagine. Penso che sia anche sicuramente certo un intento politico, ma lì bisogna vedere, cioè ognuno di in questo spettacolo secondo me lo spettatore partecipa molto, è chiesto allo spettatore di farsi tante domande e rispondersi, e quindi, che è una cosa molto bella quando succede in teatro, e quindi io credo che quello sia una risposta che ognuno si trova dentro, ecco, credo. Posso aggiungere una cosa? C'è scritto in questo fogliettino, a un certo punto Leonardo dice: io ho scelto di fare Medea per un motivo personale e per uno politico. Io penso che la politica in teatro si faccia non parlando di politica, ma mettendo in scena i testi. A un certo punto, mi ha spiegato che proprio perché non voleva, che ci fosse la politica a un certo momento dello spettacolo, proprio politica e basta, ha tolto delle battute che si riferivano proprio all'uccisione dei figli, o meglio, alla morte di giovani figli, quindi alla morte di bambini, no? Ovviamente questa esecuzione dei bambini un pochino potrebbe far pensare anche alle esecuzioni dell'ISIS, no? Così come non possiamo non pensare ai bambini che stanno morendo. E quindi io non spiego minimamente quello che Orietta fa su di noi con queste battute, con questa battuta che originariamente diceva il coro, e che era Zeus, la tragedia più grande di tutte, si compie quando tu scendi in terra e prendi con la tua mano un figlio giovane, talmente giovane che non può avere commesso niente di male, e lo porti via dalla madre. Questo non c'è più, ma io penso che, appunto, come diceva Orietta, ognuno di noi non può non sentire certe cose, no? E le può sentire maggiormente non quando segue la cronaca dei telegiornali, ma forse veramente un'immagine archetipica come quella della nostra tragedia lo può far sentire ancora di più.